Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per un nuovo video showcase, anche se in realtà dovrebbe essere un video tier list o un video recap. Vedrò durante la fase di upload come nominarlo e come categorizzarlo. Come avevo già annunciato nel Fumetto Update, infatti sto registrando poco dopo, anche se penso che questo video lo vedrete lunedì, vi voglio mostrare o fare comunque un po' una guida per tutti coloro che si erano stati lontani da Topolino per un bel po' e si stiano chiedendo logicamente come andare a recuperare. Ora, questa dovrebbe essere l'inizio di una serie in cui vado a recuperare tutti i cartonati o comunque le serie principali di cartonati che sono usciti negli ultimi anni, partendo con quella più larga e più diffusa, ossia i Topolino Extra. Seguiranno poi forse i Topolino Gold e le graphic novel, però bisogna vedere un attimo come orchestrarla. E partiamo con il Topolino Extra. È strutturata così: li ho divisi in tre, quindi sono tre fasce. L'ultima è non irrinunciabile, quindi se dovete ritrovarmi in edicola appunto a scegliere quello, se vi ritroverete davanti all'impossibilità di prenderli tutti, è sacrificabile. Prendere, quindi nella lista aggiungetelo finché avete posto, e must have, quindi tra tutti quelli sono assolutamente intoccabili. Iniziamo e partiamo subito. Devo fare una premessa: manca Paper Inkland, che è l'ultimo uscito, mi pare a giugno, comunque non è uscito da moltissimo, sarà 2-3 settimane, non sono ancora riuscito a prenderlo. Magari lo aggiungerò in corso d'opera o ci farò uno shorts a riguardo. Comunque, se mi devo basare su questo, e faccio appunto giusto un appunto, la saga di Paper Inkland è stata molto bella, però forse non è la migliore di tutte. Andrebbe nella seconda fascia, quindi nel prendilo. Ma partiamo. Iniziamo con Foglie Rosse, che va nei must have subito, in quanto ha aperto la saga che sta progredendo tuttora e con tutta probabilità andrà poi a collegarsi. È una saga molto particolare, molto nuova, realizzata interamente da Claudio Sciarrone, mi pare senza sceneggiatore, quindi ha fatto tutto da solo e racconta tutta la vicenda che ha portato poi agli eventi che si stanno narrando praticamente adesso. Quindi must have totale, e quando è una questione di tempo solo, non è un se, è proprio un quando, perché è molto probabile che uscirà la seconda parte di Foglie Rosse con i numeri che stanno uscendo adesso, prendete anche quella. Poi I Segreti di Leonardo di Paperdinci, prendere, questo è molto tranquillo, non consiglio di schivarlo, non è un obbligo, però a me è piaciuta la saga di Paperdinci e peraltro è di un po' di tempo fa, però ha aperto anche qua il ciclo delle avventure in Italia di Paperotti ed era molto carina. Solo un punto, i prezzi dovrebbero essere uguali per tutti tranne per uno, e si aggirano appunto sui 13€, 12,90€, quindi considerate anche questo mentre andrete a fare le vostre valutazioni. Segreto di Leonardo da Paperdinci, che appunto racconta le vicende dei tre Paperotti, Zio Paperone, Paperino e Adalbecco, non ricordo, comunque questo papero qui, che è il professore che li accompagna in giro per l'Italia, sono molto buoni, molto affidabili, quindi 2 su 3, prendilo. Poi Area 15, questo va in must have, anche se io spero esca più roba, perché anche in questo caso è l'incipit, quindi l'inizio di Area 15, ed era molto carino, perché è storico, questo per i collezionisti è assolutamente un must have, forse per quelli più casual potrebbe andar bene anche continuare la saga attualmente con Area 15, quindi comprare i fumetti, ma se volete partire questo è un must have. Sta un po' lì in mezzo, però se devo dirne uno dico must have, perché è una delle mie saghe preferite, semplicemente Claudio Sciarrone e Roberto Gagnor. Poi questo, secondo me, modestissimo parere, non è irrinunciabile, La pietra dell'Oltreblu, secondo capitolo delle saghe italiane, e serenamente una bella storia, sì certo, però se non siete collezionisti appunto e non volete tutti i volumi, questo non è irrinunciabile per me. Potete saltarlo, in quanto racconta cose che abbiamo già visto, o comunque i temi li abbiamo già visti, i personaggi li abbiamo già visti, è semplicemente un'altra avventura. Potete
potete prenderlo come no. Quindi tra tutti quelli che potreste appunto valutare, questo potrebbe essere accantonato. Poi Paperinik, l'eroe dietro la maschera, questo è da prendere, quindi seconda fascia. È l'inizio, tutto l'inizio naturalmente, di delle storie relative a Paperinik, quindi l'arrivo anche del commissario e tutte le varie storie che tra l'altro molte sono anche entrate o quasi entrate dentro alla top di Paperinik che ho fatto, e raccontano l'inizio del nuovo ciclo più canonico e un po' più organizzato di Paperinik. Molto bello come volume, racchiude tre storie e sono tutte molto carine da leggere, quindi è consigliato seconda fascia. Nota dolente, ormai sapete cosa ne penso, sapete molto bene come ne ho parlato, del motivo, nonostante appunto sia di Marco Nucci, a me la saga di Mister Vertigo non è piaciuta per nulla. Quindi lo metto nella terza fascia, quindi non è irrinunciabile, sebbene ti racconti bene eccetera, ha un difetto, non è finito. Cioè manca la parte finale di Mister Vertigo e quindi... No, quindi no, semplicemente no. Poi, Topolino Giramondo, questo sono un po' indeciso, perché anche questa è una saga che andrà avanti per un bel po', non è conclusa, quindi non c'è da aspettarsi che sia conclusa, racconta solo quattro storie, mi pare, dell'universo Topolino Giramondo. Sono molto carine, però... Forse non è il migliore, avrei preferito delle altre storie di Topolino Giramondo, comunque avrei aspettato magari di vederne delle altre per poi decidere di acquistarlo. Unico plauso, la copertina che è stupenda. Zironi, Panini e Mottura, i disegni sono pazzeschi appunto, però non lo so, la saga di Topolino Giramondo mi è piaciuta ma non mi ha fatto impazzire. Avventure di Topolino in giro già ce l'abbiamo e... Avessero fatto qualcosa di Topolino le origini l'avrei preso, ecco. Però Topolino Giramondo è una saga molto tranquilla, quindi va in seconda fascia, prendere come non prendere. Anzi, va in... Beh, oddio, lo potrei mettere anche in terza fascia, perché tra tutti forse è quello più rinunciabile. Lo metto in terza fascia, non perché sia brutto, ma semplicemente perché immagino che molti di voi dovranno fare una... Non siano tutti i collezionisti quelli che guardano questo video, quindi dovranno fare un po' di scrematura. E quello di Topolino Giramondo forse è quella un po' più rinunciabile, ecco, insieme a quella della pietà dell'Oterloo. Must have totale, Paper Sera News di Corrado Mastantuono, questo va preso, assolutamente. Tutte le nuove saghe di Paper Sera che mi hanno fatto abbastanza ridere e hanno raccontato nuove vicende di... della sera, dopo un po' di tempo che appunto erano sparite, nuovi cicli, nuove vicende che sono state riprese anche di recente e sono senza dubbio molto semplici, storie molto semplici, molto dirette, ma molto molto bella appunto. Must have assolutamente, anche solo per la trama così del Paper Sera, per tornare indietro ai vecchi fasi del Paper Sera, quindi da prendere. Altro must have assoluto, la solitudine del quadrifoglio. Questo è il volume che vi dicevo che costava di meno, anche perché potete notare la differenza. Questo è questa è la dimensione di Persera News, che è un volume medio, e questa è la dimensione di della solitudine del quadrifoglio. È quasi metà, anzi è metà direi, ma costa 2 euro in meno, quindi 10,90 euro. E appunto racconta, È una graphic novel, come potete leggere in alto, è Topolino Extra come collana, ma è una graphic novel di fatto come formato. Però è assolutamente irrinunciabile per quanto mi riguarda. Di Marco Nucci e Stefano Zanchi, questo, se non avete letto la storia, vi consiglierei addirittura di leggervi direttamente questo. È con le tavole che vengono mostrate, come avevo poi detto in fase di recensione della storia sui vari episodi del Topolino, questa nuova visione del personaggio di Gastone, più alcune tavole veramente stupende in aperta campagna, sono meravigliose. Poi, ultimo tra quelli che ho acquistato fino ad adesso, Italici Paperi.
Sono narrate solo le vicende prima dell'arrivo nell'urbe, quindi quando ancora sono in trattativa con i romani, e devo dire che l'ho un po' rivalutato, non è così male, quindi se prima sarebbe stato in Non Irrinunciabile, adesso lo metto da prendere, perché comunque è una saga interessante, narra una vicenda nuova di fatto, perché è un poco l'intero, che ci sta effettivamente, quindi vi sento di consigliarlo. 13 euro, non 12,90, cambia molto, però mi sembrava il caso di segnalarlo, non so adesso tra l'altro il costo aumentato. Quindi 13 euro questo, 12,90 gli altri, tranne la solitudine del quadrifoglio che viene 10,90. E questo, che va appunto nella seconda fascia dei consigliati, va a chiudere il video, che ancora non ho deciso che tipo di video sarà, però appunto spero di decidere in fase di montaggio. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, fatemi sapere voi se avete intenzione di seguire questa lista, se avete già preso tutto, se non prenderete nulla o se avete delle altre combinazioni in particolare o delle altre idee. Come al solito ci sarà qualcuno che mi scriverà di Mr. Vertigo, magari dicendo: ma come, sei un grande fan di Marco Nucci, perché come fa a non piacerti Mr. Vertigo? Quando qualcosa viene tirata per le lunghe, per quanto si cerchi di tenere la trama interessante, o quando qualcosa è tirato per le lunghe appositamente, quindi è proprio nella concezione della trama che qualcosa viene allungato, io non ce la faccio. Mi perdo proprio, quindi per questo le mie storie preferite sono quelle che si aprono e si chiudono in 2-3, massimo, appunto 1-2, massimo 3 storie. Vedi La solitudine del quadrifoglio, vedi Area 15 nelle fasi iniziali, ma comunque sta andando a step, quindi quello è un arco di storie. Vedi Foglie rosse, che mi ha fatto cambiare idea, perché su Foglie rosse ero titubante, poi alla fine mi sono fatto convincere da Mike, che è sempre lui che mi fa cambiare le idee, e appunto sono queste le cose che non mi hanno fatto apprezzare Mr. Vertigo. Però c'è già un video apposito, quindi perché rispiegare tutto. Vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordo il giovedì dopo della settimana, la domenica ogni 2 settimane il commento update per essere aggiornati, e come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.